the first album that we had total control over and knew what we were doing and were working with people sympathetic to what we were trying to do. And it was the first time that we were in a mature state to really know what we wanted to do. So we consider that our first statement. Anything that went before was part of growing up in public, you know, mistakes made. I think we all have different opinions as to how Tin Drum came about and why it was the last album and so on. There was always worries that we would be dropped by record company and management or whatever, because we weren't really a successful band. We'd been struggling for many years to achieve some kind of success, just so that we could continue making, you know, even on a small level, so that we could continue making the music we wanted to. So there was always that threat of being dropped. I don't think it ever really affected my attitude to the writing of the music. Could I ever explain this feeling? Just lingers on the fear in my heart that keeps telling me which way to turn. Well, wonder again, I close. Did you know then that it would be one of the most important disappointments for music lovers in the early 80s? We knew it would disappoint a lot of people. We didn't know how many people it would disappoint. No, I mean, we did it because it had to be done. There was no other option. We definitely couldn't go back in the studio and work with one another. We knew it would disappoint some people, but I think we all really felt
very confident, rightly or wrongly, that we were going to do something better than we ever did with Japan, you know, in our individual projects, so that we never felt we would be letting people down, we'll be giving them something better. In 1984, you have published a book, which is a collection of Polaroids, titled Perspectives 80-84. You have completely given up taking Polaroids and photographies. Yeah. That only came out of the period when I stopped writing, and through the frustration of not writing, it's just after the band split up, I turned to other activities. I turned to drawing, to painting, and the Polaroids came out of that period. And so I decided to put this kind of scrapbook of ideas together to show what I've been up to. The rope is cut, the rabbit is William Red Will in this open season. The blood of a poet, the ink in the world written down in this age of brazen. I think that the next album, which will be released in February, will be a duet album with Olga Tsukai. It will be an instrumental piece of music. Could you already talk about that album, or it's too soon? The album was finished in February this year. It's been shelved for a while contractual problems were sorted out. But the album was recorded over a period of, I think, two nights in Holger's studio in Cologne. It just came out of a live jamming session with Holger, myself, and Karl Lippergaus, a journalist, a DJ living in Cologne. Holger recorded the whole night's work. We were up all night working. And the next night we came in and listened back to what we'd been doing, and we found there was something there. There was a very potent or powerful atmosphere in the music. And we thought, well, if this was edited properly and if we just elaborated a little more on the theme, I'd have something interesting here. So that's what we did. We stayed up that night and added a little more instrumentation to the tracks. Either went back to London, and Holger continued to work on one of the pieces, Plight. And that was finished a few months later. It was totally reshaped, re-edited, and Holger had added some tapes and so on. This year, in 1988, you will tour as a solo artist for the very first time. Is it already possible to talk about the tour, the lineup of the band? I don't have the whole band put together yet. It seems likely that Mark Isham, David Torn, and Steve Jansen will be with me on the tour. And by having them on stage with me, I think it will give me the confidence, you know, that I need to go out and give the kind of performance that I want to give, which is one that is based purely on the musical side of the performance. With pop rock performances, it tends to be a tendency to put too much weight on the physical side of the performance, the entertainment side, and there will be none of that in the show. I want the good feeling that should be on the stage with these musicians working with one another to carry over to the audience, and I think that warmth and that excitement, creative energy, will carry over and generate the excitement in the audience, and there'll be no need for any kind of theatrics of any kind. This is the kind of show I've been wanting to do for a long time.
although I decided I wouldn't tour until I'd finished my third vocal album. And I now feel that it is the right time to do it. It's a good time for me to take a break from the writing. And I think whether I enjoy the tour or not, because I really don't know, because it's a new experience in many ways, I will gain from it in some way. I think it will help me to see my own work in a different light. And that's a very positive thing for me. So it may change my approach in future, for writing in future. Succeeded in answering the ultimate question, why are you doing all that? I guess it's because I think that it's worth it. I think that there's an importance in art in general and in music that is sometimes underestimated, and it's very, very important in our lives in general. We need it as much as we need art, as much as our bodies need food. We need to be nourished spiritually, and art on whatever level does that in one way or another. And I'm hoping that I'm helping some people through my work discover that side of themselves and develop that side of themselves. You can never teach people anything. I think you can only draw out what's already there within the people. So I'm just hoping that people will look inside, ask themselves questions, and come up with answers. And if I think, as I have some evidence that is happening with some people that listen to my work, then I think it's worth doing it. Okay, thank you very much. And be sure we are very proud to have you here for this program. Thank you very much. Thank you very much. Happy with the work I'd done with Japan in many ways, in many respects. So I tried to see what was wrong. I felt that any real quality that was in the music of Japan was buried beneath too much imagery, and therefore people weren't really going to get a chance to find that real quality in the work. So I decided I'd have to change my way of writing. I also wanted to find a certain values of life with which to guide my life. And that was a very painful period for me. But after a period of about 2 years, I think I found that I have a certain outlook on life. The castle is blazing, the flames from the houses, the sudden death. Rabbit is for your red will in this hole.
because my outlook on life changed dramatically, the music also changed. And I found new ways of writing the material, more direct ways of writing the material. Way Brilliant Trees is meant to reflect that idea of the highest level a human being can attain to. I kind of became more sensitive to the world around me as I began to understand more about myself. So I became more aware of nature and its role in my life, and how much a part of nature I am. And standing within a landscape, it's possible to experience so many conflicting emotions, a sense of joy, a sense of power, a sense of unity, as well as a sense of longing, of loneliness, of isolation. And I think it's one of the most powerful experiences I can possibly have. I think people in general may feel the same way. To stand in a specific landscape at a certain time in your life, you may suddenly reflect on yourself, be able to make decisions about life. To be fed spiritually as well as physically, and the arts are there for that purpose. I think it should help us to understand better that side of ourselves which is generally ignored in day-to-day living, which is to do with the inner self, the understanding of our spiritual selves in some way. I think all art is in some way, if it's true art, is geared towards that understanding of ourselves and the world around us. Gone to Earth, I'd become a lot more settled in my outlook and a lot clearer minded about my own faith. I thought it would be right to finish the album with a question so that people could answer it for themselves, to look within themselves. In a way, my work always provokes that kind of response from the listener. I think it's very introspective, the content of the music, and it tends to make the listener look within themselves and ask themselves certain questions. DJ Television, oggi in DJ Special ho l'onore di essere qui con David Sylvian. Hello, DJ Television.
Questo è il tuo secondo album da solista, Gone to Earth. Perché hai voluto scegliere proprio quella canzone, Gone to Earth, per rappresentare l'album? È il pezzo più duro di tutto l'LP. Gone to Earth ha delle connotazioni diverse rispetto al brano. Il titolo dell'album ha a che vedere con l'idea dello spirito. Lo spirito che esiste prima della nascita e dopo la morte. È il concetto dello spirito che si incarna in un corpo fisico. E in un certo senso l'LP parla della condizione umana. Sono sicura che molta gente avrà espresso differenti opinioni riguardo al tuo nuovo look. I capelli lunghi, niente più trucco e tutto il resto. È questo il tuo modo di dimenticare la tua passata carriera di artista pop e l'immagine di un uomo molto affascinante? Non è che ci abbia veramente pensato, è una cosa che si è verificata spontaneamente. Ho smesso di partecipare ai giochi che si fanno nel mondo della musica pop, che riguardano sempre il proprio ego, lo stile, l'immagine. Tutto ciò è diventato meno importante per me. Però non l'ho programmato. Semplicemente tutto ciò non aveva più importanza. Mi sento molto più a mio agio così, del tutto naturale. Dato che la gente non mi riconosceva più per le strade, ho cominciato ad apprezzare questo anonimato. Ho trovato piacevole condurre una vita normale. Non avevo capito quanto ero infelice vivendo come personaggio pubblico. Quando la mia popolarità è gradatamente diminuita, sono diventato più felice e sono deciso a continuare così. Non voglio ritornare ad essere quello che ero prima. Gone to Earth, ci sono molti riferimenti all'acqua, come ondate di storie d'amore. C'è qualche motivazione specifica? Parliamo di cose che hanno due aspetti. Si parla delle proprietà fisiche dell'acqua stessa e degli effetti calmanti che può produrre. Nel contesto spirituale, l'acqua ha a che fare con l'essenza della vita, cioè lo spirito che pervade ogni cosa. Quindi c'è anche correlazione a questo livello, ma non credo sia importante che tutti capiscano questa cosa. Credo che la musica di per sé stessa spieghi tutto questo, magari a livello di subconscio. Non ritengo importante che tutti sappiano di che cosa sto parlando, sono cose che vanno sentite e non capite intellettualmente. Of a poet,
ascoltato il nuovo album di Mick Horn. Potrà significare un riformarsi dei Japan? Siete di nuovo amici? Cosa succederà in futuro? Forse è stato qualcosa che ha aperto le porte a qualsiasi tipo di possibilità. Sì, abbiamo fatto in modo di riavvicinarci, di parlarci di nuovo dopo un paio d'anni e è stato un vero piacere lavorare con lui. Anche Steve ha collaborato al disco, ha suonato la batteria e lo ha coprodotto. Eravamo di nuovo noi tre insieme in studio di registrazione ed è stato veramente piacevole. È stato molto diverso rispetto a lavorare con i Japan in quanto io lavoro per loro. Mi ritrovavo a cantare in studio chiedendo loro: che ne pensate, vi piacerebbe questo o quello? Con i Japan non è mai stato così, è stata un'ottima esperienza. Annie ha cantato su due pezzi dell'album che ritengo molto valido. Sono estremamente soddisfatto di una delle canzoni. Io credo che sarà il primo singolo dell'album. Si chiama Boy e la ritengo una delle cose migliori che ho fatto. Forse la miglior cosa che Mick abbia fatto. Di formare nuovamente un gruppo? Un nuovo gruppo o i Japan? Un nuovo gruppo o i Japan, l'uno o l'altro? Ne abbiamo parlato prima dei Japan, ma riteniamo che sia più interessante andare avanti piuttosto che ritornare indietro. Sì, sto pensando di formare un altro gruppo, specialmente per quanto riguarda i concerti. E infatti volevo chiedertelo. I concerti ai quali penserò dopo che sarà uscito il mio prossimo disco cantato. Anche se non so quando verrà realizzato. Se penso ai concerti, ritengo di dover formare un gruppo. Se formo un gruppo, lo dovrei fare prima di registrare l'album, piuttosto che dopo, in modo da lavorare insieme e da conoscersi l'un l'altro in modo più complesso. Quindi sì, formerò un gruppo, ma mi piacerebbe creare un altro genere di gruppo che non dovrebbe solo lavorare con il mio materiale, bensì nel quale tutti scrivano insieme e si lavori come un'unità globale. Ne abbiamo discusso con alcuni amici e con i musicisti che hanno suonato per questo album. Voglio lasciare aperta ogni porta e sfruttare qualsiasi occasione. Collaborazioni possono nascere in qualsiasi momento. Isolavi spesso dal mondo esterno. Senti ancora il desiderio di isolarti? Entro certi limiti. Per lavorare ho bisogno di passare un po' di tempo da solo. Però spero anche di essere riuscito ad aprirmi di più verso ciò che mi sta vicino. Più scopro cose di me stesso, più accetto quanto sta attorno a me, o almeno le capisco. Facendo la vita della pop star si vive in maniera molto comoda, molto protetta. C'è sempre qualcuno attorno che impedisce al vero mondo di avvicinarsi. Credo sia una cosa negativa, mentre ora che conduco una vita più diretta, più immediata, non sto a preoccuparmi dell'essere riconosciuto per la strada e vivo in maniera più convenzionale, mi trovo molto più a mio agio con ciò che mi sta attorno. Credo di aver imparato a prendere la vita in generale in modo più felice. Io sono molto più calmo dentro me stesso. Grazie, David. Grazie a te.
Se lo viene a sapere Jukes Casella che abbiamo fatto uno specie su David Sylvan, ci manda gli anatemi, ci manda un sacco di... Tiè, beccati qua. Perché hai rifiutato di essere una star? Potevi essere come Simon Le Bon. It's not something I want. Perché non è ciò che desidero. Mi sono sentito a disagio con un viso famoso. Mi era antipatica l'idea di essere perseguitato dai giovani attorno a casa mia che magari riuscivano a scoprire il mio numero di telefono e a impicciarsi della mia vita privata. Questo non mi piaceva affatto. Ne ero molto scontento e trovo che ora, con un certo livello di anonimato, riesco a muovermi di più, mi godo di più la vita. Non ho l'ego che mi permette di sopportare tutto questo viaggio verso il divismo. Sono molto più felice lavorando in questo modo. Ti piace quando ti riconoscono per la strada? Non ti piaceva essere riconosciuto per strada? No, non mi piace nemmeno ora. È difficile da spiegare. Sarà perché sono timido di natura. Evitavo di uscire. Diventavo paranoico per la paura di essere riconosciuto. Quando sei un artista molto popolare, finisci per avere delle persone attorno che ti fanno da tampone col mondo esterno e che ti proteggono da quello che succede nel mondo reale. Questo ti può portare ad avere una visione falsa delle cose. Può essere molto pericoloso se non hai una visione reale della vita. Come può avere un valore reale il tuo lavoro? Potrà solamente avere un certo lustro superficiale. Invece io do più importanza al mio lavoro e alla mia vita piuttosto che al successo, alla fama e così via. Adesso credi di vivere nel mondo reale? Sono molto più vicino di quanto non lo sia mai stato prima. La mia vita è più piacevole. Ho un amore per la vita che va oltre le mie stesse circostanze, il mio benessere e i miei problemi personali. Ho un amore per la vita che va oltre tutto questo e per me è una cosa nuova. Facevi parte di un gruppo chiamato Japan, avevi i capelli biondissimi. Un giorno, credo fosse il giornale The Sun, scrisse che tu eri l'uomo più bello del mondo. Credo che persino in Europa la stampa inglese abbia una cattiva reputazione. Questo è risaputo da tutti. Hanno la capacità di costruire un'immagine falsa delle persone, dei musicisti, degli attori, di chiunque possa essere classificato come personaggio dello spettacolo. Sono portati a usare queste immagini come notizie da prima pagina. Quindi questi personaggi creati dai giornali sono puramente fittizi. Come hai reagito leggendo che tu eri l'uomo più bello del mondo? Non mi apparteneva. Era divertente. Non era una cosa che prendevo sul serio. La musica pop è una questione di ego, di immagini, di stile. La musica pop è fatta di questo. È veramente solo un lustro superficiale, è senza significato, è vuota. Ma tu facevi parte della musica pop? Sì, certo, non me ne vergogno. In un certo senso faccio ancora parte della musica. E che ti permette adesso di fare quello che vuoi? No, non era una cosa artificiale. Credevo in quello che facevo. Non sono il tipo di persona che escogita il modo per diventare famosa. Il gioco mi divertiva. La mia parte mi divertiva. L'ho vissuta.
Non mi truccavo solamente per le fotografie, mi truccavo ogni giorno. Credo che se vuoi fare questo genere di cose, le devi vivere fino in fondo. Oggi c'è gente che le vive fino in fondo e per me sono le persone a cui si può credere. Chi si maschera solamente per una macchina fotografica o per farsi riprendere sono quelli che io trovo falsi, persone che sono vuote dentro, che oltre a questo non dicono niente con la loro musica. Ma ci sono altri che vivono fino in fondo tutta questa fantasia e questo è diverso, questo è molto diverso. Lo stesso vale per molti attori degli anni 40, gli attori di Hollywood, eccetera. C'è un certo che di fascino, la gente ha bisogno di questo. Molte persone hanno bisogno di questo tipo di evasione e non solo le persone che lo fanno, ma anche il pubblico e io l'approvo, solo che per me non ha più importanza. I'm
It's the devil in the flesh, it's the eye.
Joking.
I can stay, the fighting is on.
Just when I think I'm when I'm broken,
Oh.
Thank you.
Like a black cruise standing there on a sea beach.
Thank you.